città che ci ascoltava. Noi abbiamo iniziato producendo cassette perché non ci potevamo permettere di fare dischi. La notte andavo ad attaccare i manifesti per recuperare dei soldi per produrre dischi. Questa cosa dell'isola nasce proprio in zona Cesarini. Avevo già scritto qualcosa, ma lo tenevo chiuso nel cassetto. Invece a Bologna ho trovato della gente che mi diceva: apri quel cassetto e fammi leggere quello che hai scritto. Smola a dire che slumiamo la tele. Sei fatto duro. Sei fatto come un copertone. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9. Quando sono partito a fare l'attività discografica, quello che più mi ha influenzato era il sogno di occuparsi di musica, di farlo in maniera personale e originale, di fare un'etichetta e conquistare il mondo. Scherzo, naturalmente. Una delle etichette discografiche indipendenti più importanti d'Italia, nel senso che è stata una delle primissime, insieme alla Cramps a Milano, a produrre artisti sul quale non avrebbe scommesso nessuno, e quindi dischi che invece hanno avuto un grande successo. Bologna è stato il momento più importante per la nuova musica italiana, quella diciamo nata con il punk e il post-punk fondamentalmente. Queste band erano appoggiate, sponsorizzate, seguite da un'etichetta indipendente che agiva in maniera professionale. Non era la classica armata Bancaleone, non era qualcosa di improvvisato, era un'etichetta con una strategia, con una professionalità, un'etichetta che investiva su tutto, dalla registrazione alle copertine. C'era una certa voglia di fare in prima persona senza aspettare che dall'alto ti piovesse questa cosa. Bologna è sul finire degli anni 70 un luogo davvero speciale. Attorno al Dams si sviluppano una serie di fermenti che rendono la città felsinea diversa dalle altre. Dams è stato molto importante perché ha creato un sacco di disoccupati che poi hanno fatto delle cose molto interessanti, e perché se no avrebbero fatto gli operatori culturali alla cazzo di cane. Invece ha creato un sacco di artisti in realtà al Dams. Ho dato gli esami con Umberto Eco, se vedete che cazzo la legge. Adesso voglio vedere in quanti possono dirlo. Insegnava della gente come Celati, c'è della gente pazzesca. Poi è vero che allora doveva essere il ricettacolo dei fancassisti di tutta Italia. Infatti vediamo perché la prima sede è stata proprio a Bologna, ce l'hanno inventato qui. Noi siamo nati nel periodo a Bologna del movimento del 77 e noi abbiamo coltivato questo grande sogno di una sorta di rivoluzione del linguaggio. In più non volevamo fare un lavoro da dipendenti, quindi qualunque motivazione poteva essere buona per sfuggire da quella logica. E quindi quando ci siamo ritrovati in un gruppo di persone che anche non si conoscevano a costituire questa cooperativa ed iniziare questa avventura, l'abbiamo fatto con grandissimo entusiasmo perché stavamo costruendo comunque la nostra storia. Ricordo la prima volta che misi piede all'Italian Records, che non era ancora l'Italian Records, si chiamava ancora Arpos Music, facevano cassette. Rimasi colpito da questa sorta di factory
magazzino incasinatissimo, sembrava un po' una congrega di fricchettoni non ancora pienamente orientata verso il nuovo. Noi quando abbiamo fatto lo studio con la cooperativa abbiamo firmato 8 cambiali da 1.000.000 l'uno, ogni mese avevamo la classica scadenza della cambiale che non era leggera, però insomma per noi era uno sforzo molto, molto consistente. Nonostante un contratto di distribuzione con la Recordi, l'etichetta ha dinamiche distanti da quelle di una major. Per me il rapporto è io e te lavoriamo bene assieme, stiamo bene assieme, finché stiamo bene assieme lavoriamo assieme. Esisteva una scena vivace, creativa, che era fondamentalmente nata con gli Schiantos, che erano stati subito una band di grande successo. Gli Schiantos sono nati nel 76, quando io e Roberto Antoni, Frick, siamo incontrati al Dams. E quello che mi colpì di Roberto è che scriveva in italiano con delle frasi secche, in metrica, facilissima musicale per il rock più banale del mondo. Gli Schiantos sono stati il primo concerto in assoluto che io ho visto nella mia vita, quando ancora loro tiravano gli ortaggi e il pubblico li tirava indietro, e addirittura cucinavano la pasta sul palcoscenico. Ci divertivamo, in realtà non rendendocene conto subito, ma abbiamo creato uno spartiacque fra chi ascoltava prima Vasco Rossi, un'intervista all'Espresso che va ancora incorniciata in casa, no? Dopo Sanremo due volte, dopo Vita Spericolata, dice gli Schiantos a metà degli anni 70 hanno aperto delle porte attraverso le quali io sono passato, lo dice lui, né? E gli Oestori Tese senza di noi non sarebbero mai esistiti. Il primo gruppo con cui abbiamo iniziato a lavorare ed uno dei miei preferiti sono stati ovviamente gli Schiantos, perché con loro abbiamo fatto la primissima cassetta che era inascoltabile. Poi ho gli altri gruppi, quello che io preferivo più di tutti gli altri erano i Garden Vada, infatti è stata una delle prime cose che ho registrato, i Wind Open, i Luti Croma, Confusion al quartetto, poi Johnson Righiera. La musica indipendente a Bologna ha una sua geografia. Cantine, negozi di dischi, radio e primi spazi occupati. I luoghi della mia musica erano il Pancreas soprattutto, poi il Palasport, perché era il luogo dove arrivavano tutti i grandi gruppi inglesi e americani che transitavano dall'Italia in quegli anni. E l'altro punto di riferimento fondamentale era il Disco d'Oro. Era un'impresa anche riuscire a reperire il materiale, ad ascoltare la giusta musica. C'era un unico negozio che faceva questo tipo di musica, che era il Disco d'Oro. Era sempre stato il ritrovo di chiunque ascoltasse musica alternativa. Loro andavano a Londra a prendere le novità che uscivano nel mercato inglese, quindi noi avevamo possibilità di capire cosa stava succedendo nel mercato inglese grazie a questo negozio. Poi era un luogo come tanti dove ci si incontrava per parlare di progetti, di idee, eccetera, eccetera. Si ritrovavano un po' le varie etnie, diciamo. C'erano gli Skin, c'erano appunto quelli del giro più new wave, andando verso il dark peso, e poi c'erano i punk, quelli che occupavano le case. Se Oderzo Rubini vive l'influsso del punk inglese solo come un'ispirazione, altri vedono nel punk una ragione di vita, facendolo proprio e radicalizzando il conflitto con l'industria musicale. Sono andata a Reading in autostop e avevo sentito dire che avrebbe suonato Patti Smith, che all'epoca adoravo, e sono partita così con delle amiche in autostop, e lì ho incontrato il punk, e poi siccome già ci conoscevamo abbiamo deciso subito di formare un gruppo. Laura ed Elena sono entrambe coinvolte da un evento che per vie inusuali darà il via a molte delle più importanti esperienze creative bolognesi, il treno di Cage.
happening musicale ideato dall'artista e compositore americano John Cage. Il treno di Cage è stata una performance realizzata a Bologna nel 1978. Il treno era preparato, nel senso che era pieno di altoparlanti all'esterno, microfono all'interno del treno che trasmettevano suoni. Quando incontrai Cage gli chiesi se ci faceva l'autografo e Cage mi rispose: no, tu fai l'autografo a me. A me mi ha cambiato la vita quella cosa, perché ho scoperto che il rapporto tra io che ero nessuno e lui che era una star doveva essere un rapporto tra artisti, e quindi dovevamo passare oltre. E secondo me, anche se ce ne siamo dimenticati, questa è stata una forza propulsiva notevole nel fondare il gruppo, perché io dopo alla fine ero sicura che ce la potevamo fare anche se non sapevamo suonare. Ne ho incontrati parecchi che non conoscevo ai tempi, che hanno partecipato al treno di John Cage, e tutti quanti erano rimasti folgorati da quell'esperienza, nel senso che ha dato tutti l'idea che si poteva fare qualunque cosa. Laura ed Elena, con pochi mezzi e con tutto da inventare e senza avere un'idea di come si suoni uno strumento, formano il loro gruppo, i Raft Punk. Il primo concerto in cui abbiamo suonato come Raft Punk è stata una roba assurda, perché praticamente in un giorno abbiamo fatto due concerti in due città diverse e abbiamo suonato a Reggio Emilia, organizzata da un tossico vero dell'epoca. In quegli anni c'erano, l'eroina era un flagello, cioè, il concerto era contro l'eroina, c'era meno pubblico che musicisti, c'erano tanti gruppi milanesi e cose così. Noi per protesta suonammo rivolti verso il retropalco, dopodiché siamo scappati a Carpi, dove c'era un concerto di un gruppo che all'epoca era molto famoso, che si chiamava Café Caracas. Il cantante di questo gruppo si chiamava Raff e divenne molto famoso negli anni successivi, e noi ci chiamavamo Raft Punk. Appena noi arrivammo sul palco, che eravamo dei perfetti sconosciuti, era il nostro secondo primo concerto della nostra vita, non eravamo nessuno, il pubblico, vedendo un gruppo punk vestito punk, si alzò improvvisamente in piedi, e c'era molta gente lì, si alzò completamente in piedi e cominciò a fare un casino tremendo, al che noi con l'energia del pubblico cominciammo a suonare con una gran grinta, staccai il microfono dall'asta, buttai via l'asta e cominciai a cantare correndo da tutte le parti, e poi presi l'asta e cominciai a muovere l'asta da tutte le parti. Ad un certo punto il tipo del service ci staccò la corrente, mi strappò il microfono, disse: ci state devastando tutto, ci state rompendo tutto. No, perché poi tutti uno erano impazziti. Del pubblico, cioè tu gli hai rovesciato dell'acqua in testa. Quello del pubblico t'ha dato una bottigliata in testa. Scappammo dal palco. Insomma, tutti i nostri concerti, organizzazioni, c'è stato sempre molto... Erano dei disastri, ma dei disastri punk. Ai tempi a Bologna i gruppi avevano un'intensa attività di scrittura sui muri, per cui ovunque si leggeva tipo Anna Falks, i Raft Punk. Così quando poi a un certo punto su via Santo Stefano incontro due dei Raft Punk, wow, ma poi siete i Raft Punk. Non era importante se sapevamo o non sapevamo suonare, l'importante è che riuscissimo a produrre un volume sonoro che fosse sgradevole alle orecchie dei non iniziati, e su quel volume sonoro allucinante gridare delle parole di rabbia politica, di quello che pensavamo, contro tutto quello che non ci andava bene, e tutto quello che non ci andava bene a volte era anche proprio quello da cui provenivamo. Elena e Laura in quel periodo sono interessate ad un gruppo inglese, tra i meno noti al grande pubblico, ma fonte di ispirazione per lo sviluppo delle autoproduzioni e delle band più radicali del tempo, i Cress. Le cose contro le multinazionali, contro le armi, per l'ecologia, per il vegetarianesimo, capisci, l'ambientalismo, le cose che dopo sono arrivate. In realtà furono lanciate dai Cress. La strana realtà che ruota attorno ai Raft Punk diventa nota in occasione di un concerto organizzato dal comune di Bologna.
Uccisione di Lo Russo, convegno contro la repressione, grande conflittualità tra il Partito Comunista che gestiva la città e la fascia giovanile della popolazione. Idea di ricomporre questa frattura organizzando un concerto con uno dei gruppi del punk più significativi di quegli anni, i Clash. Per cui nelle settimane precedenti molti gruppi rock, punk di altre città venivano a suonare in Piazza Maggiore a Bologna e la manifestazione si chiudeva con questo concerto dei Clash che era gratuito. Quando ci si accorge dell'esistenza di un vasto popolo interessato a qualche cosa, tutti si sentono poi più forti, più motivati, più determinati, più convinti ad andare avanti. Quindi in quel senso credo che sia stato un raccordo, una dimostrazione per tutti che c'eravamo ed eravamo in tanti. Quel concerto rappresentava proprio tutto quello che noi non volevamo. C'era il pezzo dei Clash che diceva Clash not Clash. We are Clash not Clash, you can stuff your punk credentials. Il concetto era, voi predicate questo e quell'altro, poi in realtà incidete per la CBS, la rivoluzione, una multinazionale che poi dopo... Che traffica in armi con i soldi che guadagna, esatto, vendendo i dischi. Quello che successe è che questo concerto portò gente della scena punk da tutta Italia. Quando gente che noi non conoscevamo, altri punk che però li riconoscevamo a vista, che erano punk anche loro, noi gli davamo il volantino, questi il volantino cominciarono a stracciarlo, a buttarlo via, perché dire cazzo me ne frega della politica, io sono qui per godermi il concerto, per pogare. E questa cosa qui creò una spaccatura pazzesca. Io i Clash li avevo conosciuti da poco, loro erano il terzo album. A me sinceramente interessava quello che dicevano i Clash, la loro musica, il fatto che li avesse organizzato il comune, sì, potevo capire cos'è che muoveva dei punk anarchici ad andare contro, però a me interessava relativamente poco, cioè io volevo essere lì per vedere un gruppo che secondo me aveva qualcosa da dire. Centro sociale è occupato! I Raff Punk nel 1980 fondano la loro etichetta, l'Attack Punk. La prima uscita è la controversa e provocatoria compilation Schiavi nella città più libera del mondo. Noi decidemmo di cominciare a produrre delle fanzine, dei dischi, vestiti, eccetera, eccetera, perché queste cose non c'erano in circolazione, non si trovavano, ma anche perché avevamo bisogno di avere in un certo senso il controllo totale delle cose. Sulla copertina di Schiavi nella città più libera del mondo c'è scritto come nota d'orgoglio: no money wasted in studios, no soldi spesi in studio di registrazione. Nessun gruppo andò in studio di registrazione. Perfino la qualità del suono è una cosa che va a chi deve arrivare, a chi è in grado di capire, e a tutto il resto delle persone la Casalingo e Voghera non ci importa assolutamente nulla. L'Attack ha fatto 80 dischi in 10 anni, se fate i conti sono veramente tanti. Questo disco comunque inesperatamente ebbe un certo, non dico successo nel senso che, perché più che altro era una risonanza. Da una costola dei Raff Punk nasce e prende vita una storia altrettanto significativa, quella di una skinhead band, i Nabat. Cominciai a suonare con loro proponendo anche delle cose mie, diciamo così, che però forse erano un po' troppo diverse da quello che era il, diciamo, il repertorio dei Raff Punk di allora, che era già molto, molto duro, molto hardcore, politicamente incazzato, non che quello che volessi fare io fosse da meno, però aveva un altro tipo di stile, un altro tipo di sonorità. Per cui andammo avanti circa un anno e poi pensai bene di fare un'altra band, ecco lì. Però ci lasciamo in totale armonia, perché queste per me sono persone care, sono amici, insomma sono i miei fratelli di fatto. I Nabat sono l'anima proletaria e senza compromessi di Bologna. La loro storia è quella di uno dei più importanti gruppi punk italiani, la cui strisciante fama non si ferma ai soli confini nazionali. Con i mezzi di informazione che abbiamo oggi bisogna dire che le cose sono un tantino più chiare per tutti, cioè sulle origini degli skinhead che vengono dagli stand, che prendono il loro modo di vestirsi gli immigrati, dai giamaicani, e ne condividono anche in parte le idee, la musica, no? La prima musica degli skin
di certo non è il punk, ma è il rocksteady, no? Lo ska. Anche se gli Skin poi di fatto non hanno un genere musicale proprio, forse l'unico genere veramente che si può attribuire agli Skinhead è proprio lui. Lui è una sorta di punk riveduto e corretto per i ragazzi di strada. Rispetto ad altri gruppi avevamo dei testi molto più terra a terra, che non andavano tanto a elaborare il significato delle cose, eravamo molto per lo slogan. E anche noi eravamo di fatto persone molto semplici, venivamo da quasi tutti dai quartieri un po' più periferici della città. Quindi ecco, di fatto dei punk poco istruiti e con tanta voglia di gridare il proprio disagio. Un brano rappresenta più di tutti l'amore e l'odio dei Nabat per la propria città, l'Aida Bologna. È diventato poi di fatto il brano più conosciuto dei Nabat, non so bene poi perché, forse per questo suo ritornello un po'. Abbiamo cercato di dare un po' l'idea di questa palla che rotola, no, con tutte queste torri, San Petro, insomma, questa cosa poco chiara, questo miscuglio che abbiamo fatto, per cui con un gran coro che probabilmente è quello che gioca a forza, che la gente poi canta. Durante la loro carriera hanno ricevuto anche proposte molto importanti. Sono un paio di major che hanno chiesto di andare con loro. In un caso abbiamo detto di no subito, nell'altro abbiamo un po' contrattato, abbiamo cercato un po' di capire chi avevamo di fronte per poi decidere di non accettare. I rapporti tra le prime etichette bolognesi e il successo non sono mai stati semplici. Anche l'Attack, negli anni Ottanta, nonostante il suo radicalismo, ha ricevuto proposte importanti. Noi avevamo per le mani un gruppo che avremmo potuto diventare ricchi con questo gruppo. Però a noi non ce ne fregava niente, cioè avremmo dovuto lasciar perdere tutto il resto e occuparci solo di questi, che sono i CCCP, no? I distributori volevano solo quello, non volevano i dischi Papi Queens o Rivolta dell'Odio. Dopo aver regalato fondamentalmente il contratto che non avevamo, perché non avevamo mai fatto un contratto, era tutto verbale, perché si basava su un'idea anarchica di mutuo rispetto, e quindi aver regalato i CCP alla Virgin, ok, che poi i CCP alla Virgin hanno smesso di essere interessanti, perché io tuttora continuo a sentire per radio i pezzi che abbiamo prodotto con l'Attack, ma non le altre cose che loro hanno fatto dopo. Per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi differenti. Dopodiché cominciarono ad arrivare tutta una serie di incredibile di altre offerte che a me non interessavano minimamente. Ma ne arrivò una che all'inizio doveva essere un progetto filo Gheddafi. Io dissi no, non mi interessa un progetto filo Gheddafi. Poi questi conobbero, loro conobbero una persona che si vestiva da gerarca fascista, che aveva un immaginario veramente molto forte, molto particolare. Allora mi dissero, e se facessimo un gruppo filofascista? E loro venivano in realtà da esperienze completamente diverse. E allora producemmo questo album, dove tutto fu curato nei minimi particolari per giocare sempre sull'ambiguità. Il Disciplinata, questo è il nome del gruppo, pubblica nel 1988 un mini LP dalla dirompente carica provocatoria. Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Fu un disastro pazzesco. Tutti si rifiutavano di farli suonare e i Disciplinata venivano dalla stessa etichetta che aveva fatto i CCP, che tutti amavano però. Niente, oscurantismo, chiusura totale. I Disciplinata, almeno fino all'inizio degli anni 90, saranno spesso boicottati. Le cose cambieranno solo al momento della loro firma con l'etichetta degli ex CCCP, consorzio dei produttori indipendenti, occasione che li porterà a cambiare sonorità e tematiche. Two people!
Sul finire degli anni Ottanta, Bologna è una città che dà voce a esperienze e situazioni che provengono principalmente da fuori, non producendo gruppi capaci di andare oltre le mura cittadine. Bologna è in quel preciso momento solo un centro di aggregazione, ruolo ricoperto su tutti da un club, il Casalone, oggi Covo. Il concerto dei Clash e il Covo sono due cose comunque importanti per Bologna, perché per chi c'era al concerto dei Clash c'è un prima e c'è un dopo. E il Covo è il locale più vecchio di Bologna, perché esiste dal 1980, e anche in questo caso, volente o nolente, è un po' un filo conduttore di tante cose musicali a Bologna. La sala prove, i concerti nascono in secondo tempo, diciamo. All'inizio è un posto in cui noi ci troviamo per ascoltare musica, poi a un certo punto diciamo, ma perché non provare a fare qualcosa di più? E cominciamo a fare le prime feste, che le chiamavamo feste all'epoca, no? Da queste serate e da questi introiti, poi dopo abbiamo avuto la possibilità anche di chiamare dei gruppi. Voglio ricordare i Subsonica, i Blue Vertigo e tanti altri, ma anche gruppi stranieri, perché chiamavamo gruppi dall'America e gruppi dall'Inghilterra. Ai tempi c'erano tre o quattro sale prove fondamentali a Bologna, una era il Casalone sicuro, la famosa Torretta. Lì ho avuto la possibilità di conoscere un sacco di generi, perché poi c'era un periodo che io stavo con le bacchette in mano sotto la torretta e aspettavo che arrivasse qualche gruppo che magari non aveva il batterista. Io subito mi infilavo, quindi non so, mi beccavo i tipi con la cresta che mi dicevano con l'accento veneto fammi un ritmo tribale, poi magari arrivava invece il gruppo Skin, tipo non so, i Ghetto 84, allora lì per stare. Sul finire degli anni Ottanta, il conflitto con il comune è aspro. Le realtà radicali provenienti dalle case occupate, ricche di persone che vivono anche esperienza all'estero, cambieranno i rapporti di forza con le istituzioni, attraverso inedite modalità di fare cultura ed arte. Giriamo l'Europa, impariamo cose, vediamo esperienze, siamo carichi come delle molle e vorremmo riversare tutto questo, ma fondamentalmente dal punto di vista istituzionale non c'è sbocco, cioè questi ci hanno tirato scemi per 4 anni, non c'è sbocco dal punto di vista dei rapporti di forza per occuparlo un posto, ok? Quindi insomma alla fine di questi 4 anni nella mia comunità, nella comunità che io frequentavo, ho letto una gran stanchezza e questo ha coinciso con il mio, come dire, il mio dedicarmi sempre di più al writing in principio e poi a questa mia nuova passione per l'hip hop. Quando tutto sembra perduto, a un certo punto per caso ho scoperto, sfondando un muro, che lì dentro c'era questo enorme spazio che dava su una piazza con una serranda, con un seminterrato isolato da un'intercapedia insonorizzata, cioè cosa vuoi di più? Da un'occupazione abitativa nei pressi del teatro L'Arena del Sole viene alla luce un posto perfetto per concerti ed iniziative culturali, proprio a ridosso della via più importante del centro, la prestigiosa via Indipendenza. Questo spazio si chiamerà Isola nel Cantiere. Ho scoperto una cosa fantastica, ma che cos'è? Ma è una roba fantastica, il dietro del teatro, ma dai, quindi siamo arrivati e l'Isola nel Cantiere, siamo entrati dal portone a fianco a via Vesella, dove appunto c'era un salumiere. E allora i primi concerti li facemmo per terra. E poi, durante l'estate dell'89, ci mettemmo lì e costruimmo un palco, andando proprio a recuperare tutte le cose che potevamo recuperare dal cantiere. E ci portammo dietro qualche trave, qualche mattone. E non si può neanche parlare di furto, perché era tutto già lì. Ed è rimasto lì, praticamente, noi l'abbiamo riconvertito, insomma. Gli attivisti dell'isola mettono in moto un sistema organizzativo nuovo e sistematicamente collegato al resto d'Europa. Ho imparato un sacco di cose, avevo 18 anni, quindi le prime produzioni, anche di chi faceva girare i gruppi. E ci sono delle agenzie di gente che poi diventerà amica e che inizia ad organizzare dei tour europei, dove noi includiamo l'Isola nel Cantiere. Avevamo fatto proprio una scelta politica di organizzare solo cose che provenivano da autoproduzioni. Noi organizzavamo uno, se non due concerti alla settimana di gruppi che arrivavano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra.
L'Isola nel Cantiere diviene un grande laboratorio, nato da persone provenienti quasi tutte da un mondo indecifrabile di punk e fuori di testa. Dentro L'Isola nel Cantiere trova casa il collettivo di performer ed artisti inglesi Mutoid Waste Company. E sempre presso l'isola, attraverso un concerto, la seconda ondata dell'hardcore punk italiano vede la sua rinascita. Organizziamo questa registrazione, concerto, registrazione, produzione di un disco live, hardcore, It's Pounding In. Quando siamo andati lì per quel mitico concerto, che poi fecero anche un sette pollici con un brano a testa di ogni dei gruppi che suonarono in quella serata, e lì proprio quando abbiamo capito che c'era una scena in Italia, sì, sì. E abbiamo visto gente che ascoltava i gruppi che ascoltavamo noi, che si vestiva più o meno come ci vestivamo noi, l'isola è stato il centro, ci incontravano tutti lì. Quando c'era un concerto andavano tutti lì, da tutte le parti. È stato un po' il CBGB's italiano dei primi anni 90. È stato un punto di riferimento molto importante perché era forse il primo centro sociale italiano che aveva un retaggio ideologico meno forte, meno politico rispetto ai centri sociali che c'erano prima in Italia. Noi magari andavamo all'Isola nel Cantiere a suonare e conosciamo tutti, erano tutti amici, si stava tutti quanti bene. Magari a Roma in certe situazioni c'era sempre un po' di astio, c'era sempre un po' di contrasto, quindi... Credo che l'importanza dell'isola sia stato il fatto che alcune persone che spingevano molto all'interno di questa scena per dirigere tutto verso l'arte, l'arte era intesa come una forma di politica, devo presumere, nessuno si diceva queste cose, però se io andavo alla riunione del Leoncavallo, per esempio, sentivo parlare gli stalinisti, dei compagni di qua e di là, non era quello che sentivi dire. Lì si sentiva dire no, facciamo una festa, no, facciamo un concerto, no, facciamo, andiamo a dipingere, no, facciamo questo, no, costruiamo un soppalco, costruiamo una macchina. E soprattutto rispetto ad altri centri sociali del periodo aveva una leggerezza tutta sua, cioè non c'era la pesantezza di tutto il discorso politico, era più un luogo creativo. Per questo io lo trovavo molto molto stimolante. L'esperienza dell'isola è un'esperienza che penso che chiunque sia passato da lì dentro ha. Quindi il perché si parla ancora dell'isola o il perché magari i Foo Fighters con Dave Grohl si ricorda dell'Isola nel Cantiere. Perché quando torna ci vuole vedere, perché l'energia che ha foraggiato quel piccolo posto è un'energia che è andata in giro per tutto il mondo. Per tanti anni so di avere suonato la musica delle persone, cioè nel senso che a me non interessava cosa si suonava, nel senso mi piaceva frequentare questi ragazzi, loro sentivano i bad brains e io dopo un po' mi sconfinferavano i bad brains o i Dead Kennedys, piuttosto che... Certo, ho sempre preferito un po' la melodia, a me piaceva più l'hardcore americano che cercava molto la melodia più di quell'inglese. Quando io ero ragazzino, quindi non so, i miei 14 anni, era l'81, la gente nelle sale prove ci andava perché c'aveva i progetti, no? Tutti questi gruppi, gli Schiantos, i Gas Neval, queste robe qua, no? Probabilmente io mi sono affacciato sulla scena bolognese proprio nel momento in cui era finita un'ondata figa a Bologna, secondo me, perché a mio parere, che io mi ricordi, non c'è stato niente a Bologna tra l'85 almeno e il 90 finché non sono venuti fuori gli Isola Posse, finché non è venuto fuori il rap, cioè nel senso è stato il primo movimento di musica che si tornava a fare veramente a Bologna. Posse, hey! È allarme rosso. Siamo in guerra. L'Isola nel Cantiere è uno dei luoghi dove nasce la scena hip hop italiana. Il rap in italiano qui trova una delle sue seminali prime espressioni. Non a caso in quel periodo lì, proprio nel periodo dell'isola, sono nate le posse, rap, hip hop, eccetera, perché la radicalità si stava spostando da un genere all'altro. Alcuni dei protagonisti della scena hardcore punk saranno tra i fondatori del rap italiano. Tra le ragioni che li porta ad avvicinarsi al testo parlato c'è il writing, i graffiti. Io già avevo capito dall'ispirazione che avevo ricevuto da Passed su un articolo di Massimo Rock'n'Roll che si chiamava Hardcore,
la possibilità di dare il mio contributo alla scena disegnando, okay, che era quello che mi piaceva fare. Io non sapevo suonare strumenti, non sapevo cantare, pur partendo da zero come artista. Tra le stesse copertine di Negazione ci sono delle cose che imparo a fare, delle strade che provo a prendere, delle cose che inizio a capire un po' meglio, e tutto sta sotto gli occhi di tutti. Ma ai tempi non ti facevi questo problema, nel senso andavi e facevi, no? Cioè, è quello che ti senti di fare, vai e fallo. A un certo punto inizi a sentire la svolta nuda e cruda, e con l'aggiunta delle chitarre distorte, l'hip hop, no? Sentire prima Walk This Way e poi Beastie Boys, e contemporaneamente sentivo anche Eye Against Eye dei Bad Brains, ci avvicinava a delle sonorità più funk rispetto a quella a cui eravamo abituati, finché a un certo punto proprio ho iniziato a andare al disco d'oro cercando dischi pop. Giampi Velena dell'Attack Punk Records, a.k.a. il cantante dei Raff Punk, anche lui condivideva lo stesso interesse, aveva iniziato a fare una micro distro di distribuzione di questi dischi qua. Questo mescolio di cose fa sì che io mi avvicini e inizi a essere sempre più interessato e a gravitare intorno a quello che è la cultura da cui poi uscivo al writing. Si creò questo fenomeno che veniva dal basso, un fenomeno anche abbastanza aggressivo, che voleva dire delle cose con la massima chiarezza, come era poi nella logica del rap in tutto il mondo. Nonostante i legami tra la prima scena rap italiana e il punk, le differenze tra i due generi sono da subito marcate. Cosa voleva significare punk? Voleva significare che ogni persona, ogni volontà creativa poteva fare della musica. Mentre invece con il reggae, con l'hip hop, questa cosa era un pochettino diversa. E all'interno dell'hip hop c'era anche tutto questo discorso della rivalità, che all'interno del punk invece non esisteva. Cioè, nell'hip hop c'era la gente che si tirava addosso della gran merda, ok? E questa cosa ancora esiste ed è una cosa che è estremamente fastidiosa e incomprensibile. Mentre invece nel punk eravamo tutti molto uniti, molto fratelli, nessuno diceva tu non sai suonare il basso quindi fai schifo, tu non sai cantare. Tutti sapevano fare quello che stavano facendo. L'hip hop non ti fa andare in una sala prove. Capito cosa voglio dire? L'hip hop ti fa chiudere in una casa. Era un preavviso della disgregazione sociale verso cui si andava, cioè nel senso, non c'è più bisogno, capito, di trovarci. Chi se ne frega? Siamo in tre in una casa, sfondiamoci di cilum e facciamo la musica. Quando noi organizzavamo le prime serate hip hop all'Isola, no? E facevamo i manifesti con i pezzi disegnati, c'era un sacco di gente, questa roba qua non piaceva. Cioè, quando io mettevo sulle cassette al bar, no, le cassette di Rigby Rakim, c'era la gente che veramente mi diceva togli quella roba, e togli quella roba. Poi ha insistito, dopo un po', questi bassi, le batterie iniziavano a prendere, ma erano pochi quelli a cui veramente piaceva. Fuoco! Sarà talmente convinto, immobile mai! Avanti, si spinga un vivo! Quando poi noi decidiamo no, a noi sta pigliando bene questa cosa dell'hip hop in toto, cioè ci piace proprio come forma, come cultura, ci piace il rap fatto per bene, ci inizia a piacere come ti può piacere un brano jazz, iniziano a piacerci le metriche, l'incastro delle parole, iniziamo a capire il bello, cioè ci piace la roba suonata bene. Tra le mura dell'Isola nel Cantiere vede la luce un mini LP chiamato Stop al Panico. Ad anticipare questo disco fondamentale, un anno prima esce l'altro disco seminale del primo rap in italiano, Batti il tuo tempo di Onda Rossa Posse. Onda Rossa Posse!
Andiamo, mi pare, nell'aprile del 1990 all'Isola del Cantiere, teniamo questo concerto. Era comunque una situazione che noi amavamo, insomma, che sentivamo come la nostra casa. Ricordo che c'erano appunto i Mutoid quando andavamo là, che c'erano un sacco di installazioni, di cose. Comunque, diciamo, c'era un'effervescenza creativa che ci attraeva l'un con l'altro. L'anno dopo, durante un festival, presentarono Isola Posse All Star, le canzoni Stop al Panico e Stop the War. Anche loro rilanciavano alla grande, perché creavano anche un'impostazione molto sullo stile, anche loro cercavano di avere uno stile più rigoroso. La genesi di Stop al Panico, per i suoi protagonisti, avviene per un processo quasi naturale. Arrivano Treble, Gofer e Deda e mi dicono che hanno scritto la sera prima, hanno provato a scrivere questa cosa qua, e che ne hanno già iniziato a parlare con gli altri, e dico, assolutamente devo farne parte, voglio farne parte, in questa cosa ci devo essere anch'io. Vado a casa e scrivo la mia strofa. Stop al Panico nasce per una ragione precisa. Stop al Panico, prodotto dall'Isola Posse, venne prodotto per un motivo... per un motivo specifico, cioè era quello di rispondere culturalmente agli attacchi che ci vennero fatti da parte delle istituzioni dopo l'omicidio dei 3-4 carabinieri al Pilastro. Ci saltarono praticamente addosso i giornali, iniziarono a dire che bisognava sgomberare tutto, eccetera. E allora noi producemmo questa cosa che per noi era significativa e fu una risposta abbastanza potente, non solo a livello cittadino ma anche a livello nazionale, perché fu una mossa creativa molto forte, insomma. La cosa curiosa in rapporto al rap di oggi è appunto che questo era un fenomeno assolutamente underground e si creavano delle situazioni alternative a livello di etichette, a livello di locali, di spazi di ogni tipo e a livelli culturali. Era realmente un movimento che veniva dal basso, e Bologna in questo fu sicuramente uno dei centri fondamentali. Se Stop al Panico è ancora un disco grezzo, una parte dei suoi autori, insieme a Neffa, nel 1993 darà vita ad un progetto con tutte altre caratteristiche, il Sangue Misto. Mi ricordo che io per qualche concerto andai ospite con il Sangue Misto e mi rifiutavo di fare un qualsiasi testo scritto, cioè io proprio non volevo rappare nemmeno un testo scritto. In quel periodo facevo schifo a farlo, però volevo fare solamente il freestyle. E mi ricordo che comunque forse il fatto che anche Fabri fosse molto indirizzato verso il reggae, Gofer idem e Paparichi era Paparichi, mi ricordo che a un certo punto io e Deda ci siamo guardati e siamo detti, buona, cioè facciamo un gruppo veramente hip hop, poche pippe, cioè nel senso che suoni hip hop. E così ci siamo trovati in casa, appunto, e abbiamo iniziato a fare il Sangue Misto. La tensione sale ogni giorno di più, pure quando accendo la mia tele viene su, Cico fa brutto perché le iene... Il primo LP dei Sangue Misto è il disco fondamentale per quella che è considerata la golden age dell'hip hop nostrano, la pietra miliare che rappresenta la vera svolta del rap in italiano. L'Isola ha dato sicuramente una spinta a tutto ciò che è venuto dopo, al fatto di rendersi conto che si può fare. Ovviamente quando l'Isola nel Cantiere c'era, come sempre è, nessuno di noi, o perlomeno pochi, la potevano percepire come un'esperienza così fondante e fondamentale. Era semplicemente uno dei tanti luoghi che frequentavamo e che ci offriva musica e cultura dal basso, che era quello che istintivamente andavamo cercando. Ad inizio anni 90, a ridosso della chiusura dell'Isola nel Cantiere, il comune di Bologna avvia una trattativa per assegnare un nuovo posto agli occupanti. Si arriva all'assegnazione di uno spazio nei pressi della stazione centrale. La quasi totalità degli occupanti non farà parte della nuova esperienza. Il Link. Qualcuno ha detto, e in parte è vero, che è stato l'eredità dell'isola, perché in effetti
il comune ci aveva proposto quello spazio lì, dicendoci di lasciare l'isola. Noi l'avevamo rifiutato perché piuttosto saremmo morti in quel modo, ma volevamo rimanere quello che eravamo sempre stati, quindi non eravamo disposti ad accettare dei compromessi né con le istituzioni né con altre parti di produttori culturali alternativi, tra virgolette. E quindi il link secondo me è uno spazio che ha visto sia una produzione culturale ma molto diversa da quella che era l'isola, perché ha voluto allargare i propri confini, i propri orizzonti, ma anche verso cose che non c'entravano niente con l'autoproduzione, con l'auto-organizzazione, eccetera. È un inizio che nasce da una fine, nasce dalla fine di quella che era l'esperienza ISA nel cantiere, e da cui anche il nome, che non è mai stato però rivendicato né paternalizzato, che è Link. Link stava per ISA nel cantiere, che immediatamente raccoglieva l'eredità del brand e lo riportava ad una parola negli anni 90 molto molto in germinazione, che era collegamento. Ci accorgiamo subito che la cosa non è facile, cioè era piena di tossici, assembramenti di migranti che si nascondevano in quelle zone. Avevamo le prime risse, i primi problemi alla porta, i primi problemi con il pubblico. Cioè, noi eravamo abituati ai giovedì del Dams, dove si incontravano 100 borghesucci che venuti a Bologna a studiare i vari Foucault. Lì avevamo a che fare invece con un'umanità pesante. Il Link sancisce un grande cambiamento. Siamo nel pieno degli anni 90 e le proposte, una volta considerate alternative, divengono fenomeni di massa. Tutti venivamo dal Dams più o meno e tutti eravamo riempiti la testa di teoria. Cioè, il Link è proprio stato il laboratorio che ci è mancato all'università, dove ognuno di noi ha potuto mettere in pratica quello che aveva studiato, sia da un punto di vista dell'immagine, del suono, della grafica, perché poi la nostra prerogativa fu anche che all'interno, oltre ad essere un centro di distribuzione, fummo anche un grosso centro di produzione a livello grafico, video, diciamo tutto ciò che può rientrare nella grande parola sperimentazione, tutto ciò che 20 anni fa era definito sperimentale, che adesso è completamente mainstream in tutte le varie arti. Passiamo da 100, 200 persone a 2000, 3000, cioè dal 95 fino al 2005 la media settimanale di affluenza del Link è 3000-4000 persone, calcolando che in certe settimane tenevamo aperto dal mercoledì alla domenica sera. Possiamo osare, e quindi iniziamo a proporci, a contattare i management per proporci come piattaforma di distribuzione italiana di tipologie di musica che all'epoca invece non avevano ancora, diciamo, spazi, perché l'Italia era completamente divisa in due: c'erano i centri sociali delle posse, dell'hardcore, e c'erano i club della house e della techno. Importante per l'evoluzione del rock italiano, trova casa presso il Link, in massimo volume. Il massimo volume sono stati una rivisitazione dell'idea di canzone d'autore, con una musica che non era cantata, particolare dal punto di vista del suono, non era una musica, diciamo, facile. Però, intanto, ridendo e scherzando, sono state una delle band più imitate da quando sono uscite sulla scena. Non nelle colline né nel cielo che tiene bassi gli uccelli ai colori sterriti di una Polaroid. Il massimo volume esistono da 25 anni e ci sono state due fasi della nostra carriera, una che va dal 91 fino al 2001 e poi una invece che più o meno dal 2006-2007 fino ad oggi. Certe volte, scherzando anche tra noi, diciamo, siamo diventati vecchi anche considerando solamente la seconda parte della nostra carriera. La prima volta che li ho ascoltati ero negli uffici di Radio Blackout, qua a Torino. Mettiamo su questo disco e la reazione è...
sono arrivati gli alieni, sono arrivati i marziani, una cosa che non avevamo mai sentito, in cui riconoscevamo delle forme note di noise, di punk. Ovviamente la prima cosa che ci colpisce è la voce, il modo di usarla e i testi che questa voce è. Ti viene a dire legge ma non è, recita ma non è, canta ma non è, parla ma non è, un po' tutte queste cose insieme. Vestiti di chiaro ci inchineremo all'ultima luce d'agosto, baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila, io li ascolto e la prima cosa che mi colpisce è che stanno parlando di me e stanno dicendo delle cose che io non sono mai riuscito a dire. Poi sono sicuramente un gruppo di Bologna, pur non essendo composti da bolognesi, perché sono un gruppo che incarna perfettamente, pur nella loro unicità, incarna perfettamente quello che noi da lontano immaginiamo che sia la Bologna di quegli anni. Forse in Italia è il posto più di tutti dove uno è veramente libero e ha le opportunità, opportunità spesso anche conquistate, non concesse, di fare esattamente quello che vuole fare. Che volta le spalle, bruciato di luce, confuso nel paesaggio. Se c'è una forza in quello che abbiamo fatto è il fatto di aver avuto consapevolezza dei nostri limiti e averli sfruttati, no? come dei mezzi. All'alba degli anni 2000, Bologna è ancora un grande catalizzatore di esperienze che provengono da fuori. La NIP è una delle label che in quel periodo produce alcuni degli artisti più interessanti del nuovo indie rock italiano. All'inizio, quando ho iniziato, facevo degli split per cui sceglievo un gruppo che stava su un lato rispetto a quello che stava sull'altro lato in base a una certa omogeneità di suono. Però da un'uscita all'altra cambiava completamente il genere, ho fatto dal noise all'elettronica, a robe acustiche, ho fatto un po' di tutto. Quando ho iniziato invece a seguire i gruppi italiani, bolognesi, ma non solo bolognesi, il fattore umano è anche molto importante, perché comunque quando uno decide di produrre un disco sa che deve avere a che fare con delle persone che fanno parte del gruppo, per cui ci vuole un minimo di idem sentire, stessi obiettivi, per cui da questo punto di vista sono stato fortunato, anche perché ho pubblicato sempre dischi di amici alla fine. Tutti i gruppi che ho pubblicato facevano un sound che era secondo me all'altezza di quello che facevano i gruppi stranieri, per cui ho sempre puntato molto all'estero, infatti i miei dischi fin dall'inizio sono sempre stati distribuiti all'estero. L'influenza principale sulla mia etichetta sono le etichette americane come la Discord, la Touch & Go, la Sub Pop, mi sono ispirato molto a quel modo di fare. Infatti non ho mai firmato contratti con i miei gruppi, strette di mano, volanti. E poi ho fatto gli Zen Circus prima che facessero la svolta in italiano, per cui il disco che avevano fatto con Brian Ricci dei Violent Femme, dove c'erano anche svariati altri ospiti. E poi una volta morti, tra virgolette, i primi gruppi della prima ondata, ne ho pubblicati degli altri che sono a loro volta morti di nuovo, per cui c'è una grande moria di gruppi. E ho fatto i Bad Zoldrin, che sono super bei, erano super bravi, Blakey, e Gleason McCall, che è il chitarrista di Massimo Volume, in quel caso lì è musica strumentale, un chitarrista sulla chitarra, e lui lo continua a pubblicare, per esempio, non si è sciolto da solo. L'esperienza a Bologna è proseguita con un'esplosione sempre più ampia di etichette fino ad arrivare ad oggi, sostituendosi nel tempo con altri artisti importanti, penso fra gli anni 90 e 2000 un'esperienza come la Homsley per il gruppo come i Giardini di Miró, penso oggi la Garrincha Dischi con lo Stato Sociale.
In ogni periodo Bologna è stato ai vertici della scena indie con gruppi di qualità, etichette importanti, attiva oggi ad esempio un'altra sicuramente la Trova Robato e varie altre che rappresentano credo un'eccellenza, sempre in un rapporto col territorio emiliano molto forte, mentre invece da questo punto di vista la Romagna magari ha fatto un po' più esperienza a sé stante, per questo una delle esperienze più interessanti è sicuramente quella di John De Leo e di Quinto Rigo. Bologna è sempre stata una città culturale, cioè che voleva e che viveva di cultura, ed è la sua caratteristica da sempre, e cercare di snaturarla secondo me è una cosa veramente deleteria per la città stessa. La musica indipendente bolognese oggi è molto diversificata, le coordinate sono molteplici e in certi casi non sempre consapevoli. Esiste ancora un forte antagonismo punk, ma esistono anche realtà indipendenti perfettamente inserite in qualche resta dell'industria musicale. Quindi grande creatività a Bologna, grande creatività che se vuoi la definiamo underground, però se fai un'analisi della cosa è anche vero che grandi nomi fuori da Bologna, da questa Bologna underground, non ne sono usciti. Esperienze che trattate quasi come qualcosa di fastidioso, che dopo però 20 anni sono state declamate e riconosciute come invece fondamentali, cioè le start-up autogestita e autonoma rispetto a quelle che erano le spinte del mercato e le spinte della politica. Non puoi farci niente, forse per questo che continua a cantare.